Benvenuti su Hubbers, il miglior canale sul tubo italiano, con il Dottor Meg e il Signor Lune. E ritorniamo su Hotline Miami. Ci eravamo lasciati l'altra volta con il primo finale del gioco e adesso riprendiamo con il motociclista. Allora, eravamo rimasti più o meno qui l'altra volta. Sì. In cui pensi che sia uno stupido, ti sembra uno stupido. Il tizio penso che abbia la faccia da porco, quindi fa fatica a dare credito. Potrebbe essere ciucco considerando il naso. Esatto, quindi. Perfetto. Quindi il porco ha aiutato il motociclista a entrare nel casino. Mi vedete che sono stato eccitante. Mi sto annoiando a morte. Mi sono rotto, non ne posso più. Me ne voglio andare e tu mi dirai come. Questo stupido gioco finirà ora, capito? Calmati, amico. Non bene. Capisci in che quel ti metterai? Sì. C'è un tizio che si nasconde nel drago blu. Un piccolo distante cinese in centro. Lui ne sa più di più. Ma non dire nessuno che te l'ho detto io, ok? Tanto sono morto con. Lì intanto c'è sempre il marchio che abbiamo scoperto nel 2 essere il marchio dei mascherati. Già. Qui con la nostra cacca mobile. 16° capitolo, rifugio. Attenzione. Segui le frecce rosse. Ecco, particolarità, lo vogliamo dire, di questo personaggio è che non prende le armi degli altri. Non prende le armi degli altri? No. Questo. Lui ha solamente i coltelli che li può lanciare o usare la mannaia, ma non può raccogliere le armi degli altri. Non me lo ricordavo, signore. Gliel'ho ricordato io, che io ne so a pacchi. Ecco. Vada pure, signor Lune. Sinceramente non ricordavo questo particolare, non da poco. Sì. Come vedrete, credo... Beh. No, ma cosa? Ma l'avevo menato. Wow. Come ha fatto? Ma lui non ormai siamo abituati bene con il secondo. E dobbiamo riprendere la mano al primo. Perché in effetti... Le morti comunque... Le combo non riescono altrettanto semplici, loro sono più incazzuti. Ma però possiamo dire una cosa, che il secondo ha delle morti più belle. Il secondo ci hanno studiato... ma vaffanculo, fammi finire di parlare. Il secondo ci hanno pensato di più. Okay. Comunque si è avuta una gestazione particolarmente lunga. Bimbo! Vada, dottore. Benissimo. I am the tiger. Assolutamente. Forever and ever. Lui è un grandissimo figlio di puttana. E io direi che lo potrebbe... Perfetto. Come l'ha sentita male. Cazzo. Attenzione perché... Non so stato così veloce. Mi sono fermato. Non bisogna fermarsi. Quindi lui ha i coltelli, ma sono... tre coltelli ha solo. Ma vaffanculo però! Quindi tocca essere anche parsimonioso nei coltelli. Sì, sì. Uno non è morto, esatto. Ora sì. Allora. Che sembra una stupidata, ma... Il bus. Oh! Sì, però allora ci devi morire male. Occhio, c'è l'unica che ha già il tiger. Esatto, perfetto. Occhio che c'è quello a basso destro. Allora sei stronzo, Finiti col tempo. Sì, me ne sono accorto. Allora.
Ah, comunque è bello iniziare con la grinta giusta, dottore. Beh, direi che... Ma allora, diamoci delle scusanti. Non prendevamo in mano Hotline Miami 1 praticamente da quando abbiamo iniziato il 2. Sì. E quindi io direi che ormai è un mese. E vi direi anche che il feeling su questo 1 è leggermente diverso. E quindi chiaramente... Cioè, dovevamo finire l'uno probabilmente e metterci sul 2. D'altronde, le novità. Non abbiamo tenuto la piscia. E il grilletto, esatto, quello. Perfetto. No, quello in basso alla sinistra, secondo me. Non è immediato. Cosa? Dovremmo chiamare l'allegro chirurgo che mi ha detto aver finito e platinato il gioco. L'ha platinato, attenzione! E vaffanculo! Il nostro grandissimo follower, l'allegro chirurgo, nonché amico, ha platinato il gioco. Come si fa a platinare questo gioco? Ah, beh, tutti quanti... Ha preso tutto quello che si poteva prendere. Chirurgico proprio. Eh beh, l'allegro chirurgo mica per ridere. Sì. Io ci direi con un esatto, quello. Coltellino. E lì può fare anche boss boost. Ma vaffanculo allora! E due. È quello di prima che... Via. Lo sto prendendo in una maniera talmente sciallata. Questo gioco invece l'ho preso con la paura, giustamente. Occhio che lì la prende peggio. Volevo fare boost boost, ma l'ho fatto troppo esteso e quindi... Lì, signor Dune, c'è la tendina. C'è la tendina, sì. Come ci è morto male con questo. Ci è morto come giusto anche. Che devo morire male. Esatto. Come ci è morto male. Perfetto, signor Dune. No, ma fin qui, bene o male, ci si arriva. Un coltellino anche a lui. Che non fa mai male. Uno coltellino. Cry for me, cry for you. You have a knife. Perfetto. I have one too. Come faccio io una parte? È uno che ballava. Perché qui non abbiamo la maschera di Rasmus. Ah, non possiamo. Oh, Charlie! Okay. Anche i cani vanno in paradiso, attenzione. È proprio lui. Bene. Non so di ma stiamo usando di. Phonium! Bene. Programma politico. Mi hanno spaventato molto. E non uccide? Non uccide, attenzione! Sto tizio è assolutamente... Quindi il biker è un buono. Cioè, oddio, più o meno. Per quanto possa essere un buon uno che fa un casino del genere. Esatto. Vediamo se riusciamo. Comunque, quindi l'allegro chirurgo l'ha platinato. Assolutamente sì. Beh, qui, se posso dire la mia, era un po' più facile platinarlo rispetto al. Ma signori, ma cosa ve lo vengo a dire a fare? Era un po' più facile platinarlo rispetto al 2, secondo me. Rick! La volpe con dei problemi. E Charlie, che di problemi ne ha molti di più. Sì. Beh, comunque, sobria, eh. Beh, il copriletto è come il mio. No, analizziamo un secondo. Allora, il copriletto è bello perché è come il mio. Analizziamo un secondo la camera di questo tizio. Ora, cuscini rosa. La copertina, una chitarra, una tastiera a chitarra, una tigre verde come tappeto. Beh, potrebbe essere anche una fabietta quella, Una fabietta? Può essere, se dipende se soffia e... Vabbè, andiamo avanti. Errore mio. Era chiaramente una fabietta. Hai un nuovo messaggio? Bip. Ma io spedizione. Aia.
Quindi lui si fa i cazzi suoi anziché obbedire al centralino. Beh, perché lui voleva uscirne, in effetti. Esatto. Non ha capito come, ancora come fare, ma lui voleva uscirne. E invece il nostro Jacket non ci sembrava che avesse... Non abbiamo finché capito. Non gli hanno fregato la tipa... Era contento, comunque. Ok. Penso di ricordarmi questo livello, signor Lune. L'ignoranza. Ah! Ah! C'è solo... Occhio che... Esatto. Ok, adesso lì... C'è quello lì. Io andrei in quella stanza nel centro. Signor Lune, ragazzi, cosa vogliamo dire? Signor Lune si è rotto i coglioni. Guardiamo in giro. Ma tecnicamente non dovrebbero più esserci le segreti, Beh, i segreti li si prendeva tutti con Jacket. I segreti sì, ma le maschere? Le maschere no. Quindi controlliamo. Oltretutto ne abbiamo perse talmente tante che dopo magari gli facevo reso conto di quello che sarebbe successo. Cosa sarebbe successo se... Oddio Cristo, adesso me lo ricordo. Questo qui è il livello che io odio. Ora me lo ricordo anch'io. E con questo mi sa che vediamo puffanti, eh? Attenzione. Cazzo. Però c'era... Il cane! C'è anche il cane. Io odio questo livello. Perché qui veramente viene fuori la... La bestialità del gioco. Il puzzle game del gioco. Però questo è probabilmente uno dei livelli più belli. Dai, vieni qui, uno cano. Uno cano? Preso. Occhio. Bene. Bene, bene, signor Lune. Occhio che qualche cazzo. Occhio, un cano. Preso. Lui non se n'è accorto. Ah, aspetta, che forse questo me lo ricordo come si fa. Occhio, no, lì ci sono le finestre, signor Lune. Sì, però non ci dovrebbe essere nessuno. Vieni, stronzo. Questo livello è di... Ecco. E ora il macello. Gente. In generale gente. Beh, alla fine sembra meno ignorante di... Magari è un po' perché va ignorante. Anche, se ricordo bene... Esatto. Per poco. Se ricordo bene, comunque, le macchinette qui coprivano. No, non coprono. Sono come i divani, non sono muri. Ma neanche la visuale? No, non credo. Uno cano. Ok. Ah no, in effetti io. Gliel'avevo detto. Lei non io non mi ricordo perché coprì. Non mi ricordo veramente questa cosa. E bocche invorniti però, eh. Allora, probabilmente qui, allora. Bisogna. Ripulire questa zona come l'ha fatto prima il signore. Dopodiché il signore è andato a sud, sì, diciamo. Quindi in basso. E invece mi sembra di ricordare che prima bisogna. Bisogna pulire questa zona qua. Ecco, prima esco. Ok. Occhio, signor Lune, che la vedono dall'altra parte. Esatto, è quello il problema. Allora. Dunque, vediamo. Sì, sì. Occhio, qualcuno sopravvivo. Perfetto. Ma no! Nel ho sbagliato facile. Il timing. Signor Lune, nel facile. Mi sa che siamo all'ultimo try, dottore. Siamo no, ancora no. Allora, prima il cane. E...
Vediamo. Tra l'altro mi sembra che lui abbia un mirino del cazzo proprio. Mira storta. Vede? Sì. Ah no. Sì, è un po'. Sì. Opinabile. Sì. Rispetto al... Che per andare in moto dovrebbe essere un po' più preciso, però... Ok. Bene. Quelli sotto li ha ammazzati? Ancora no. Ok. Io non mi ricordo più, io sono sicuro che da qualche parte arriverà fuori la merda. Porca troia. Facciamo l'ultimo tentativo. Dai, l'ultimo tentativo, signor Lune. Ma sa che non ricordavo molto peggio. Non l'abbiamo ancora terminata, dottore? Sì, però non ricordavo. È la notte in giovane. Mi ricordavo che avevamo proprio pianto. Ma adesso siamo skillati per via di Hotline Miami 2. Deve essere qui. Questo Lune, gioco lo finiamo easy, lo anche finiamo secondo easy. Tempo. Anzi. Anche nell'overtime. Ma assolutamente. L'overtime è il momento quello proprio. È il momento signor Lune l'overtime. Assolutamente sì. Allora. Andiamo. Ok, uno. Due. Sarebbe che vince qualcuno che dice. No, occhio, signor Lune, che quello. Esatto, quello è il punto più brutto. Allora. Lui se ne ritorna. Non avresti dovuto farlo, maldio. Ok. Adesso questo lo può uccidere così. Di velocità, molto bene signore. Ora quelli a sinistra, come aveva ucciso anche prima. Uno sarà, ok. Ecco, io non andrei lì, io passerei dalla porta come l'avevamo fatto prima. E dopo c'è lui. Merda! Niente, niente. Non sono riuscito in però velocità. Diciamo ritorno su Nuova Prima Miami freddi, dai, possiamo essere ma quasi congelati direi, sì. Ultimamente sì. Ci siamo sbattuti abbastanza con certi poppanti su driver che... E niente, come sempre se il video vi è piaciuto un like, iscrivetevi su Facebook se non l'avete ancora fatto, anche sulla mia pagina personale. Spammate come dei delinquenti. Non vi diciamo di iscrivervi sul canale perché chi non è iscritto chi non l'ha già fatto. Quindi. E ci rivediamo in un altro episodio, sempre su Hobbles, il miglior canale sul tubo italiano. Tutti su Hobbles, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore, io sono dottor Meng comunque. Il dottore! Comunque sì, cioè me l'ha detto mia madre. Cioè è una fonte. Ah beh. È una fonte. Cioè,